Ciao a tutti ragazzi e bentornati con un appuntamento di PES 2016 con Verità My Club. Incredibile, ma vero ragazzi, ma sono tornate le leggende. Guardate un po' qua cosa ci ha regalato la Konami questa settimana con l'aggiornamento. The Five Legends più Baba Gida, ovvero il giocatore più veloce di sempre di PES. Prima di iniziare con l'opening, ragazzi, ci tengo a dire subito una cosa. Ovvero, non è possibile giocare la Coppa Challenge contro il Cobb perché non è stata inserita. Ma c'è la Coppa Challenge online per poter vincere la gente free. L'unico problema è che dovrete accumulare 6 punti. Io sinceramente questo genere di challenge online non l'ho mai fatta. Preferisco di gran lunga la partita secca. Anche perché, ragazzi, non è detto che riusciamo a vincere 2 partite di fila. Quindi mettere a rischio i contratti dei giocatori già in rosa per soltanto un agente free della valuta di 10.000 GP, non so fino a che punto conviene, ragazzi. Ora però andiamo a vedere insieme l'elenco bersaglio di questa gente, perché ovviamente non ci stanno soltanto le leggende. Eccolo qua l'elenco, composto da 112 giocatori, dalla valutazione più alta, che in questo caso è Messi, a quella più bassa, che in questo caso è Sandro. Valutazione generale 75. Ora però entriamo nel vivo della situazione e iniziamo il ball opening di oggi. 5 pescate e partiamo dal 35.5% di probabilità di pescare un pallone nero, quindi come al solito contattiamo la gente, paga con GP e confermiamo. E vabbè, ci stanno un bordello di palloni oro, guardala quanti ce ne stanno. Io clicco qua ragazzi, vediamo un po' se la Konami finalmente mi fa un regalo. No, iniziamo male. E molto probabilmente pure un 75 di valutazione generale, vediamo un po' chi è. Chi sei? Ah, Montolivo, ok. Italiano del Milan, 30 anni, alto 1,82. Stile di gioco, giocatore chiaro. CC, valutazione generale 79. Fotte una sega. Confermiamo. E lo aggiungiamo a Melbourne Magled. Passiamo alla seconda pescata di oggi. Quindi, contattiamo la gente. Paga con GP e confermiamo. Vediamo un po'. Mamma mia, ragazzi, troppi palloni oro, troppi. Cioè qua riuscire a beccare un pallone nero è quasi impossibile. Boh, io intanto clicco qua. Infatti. Secondo pallone oro della giornata, vediamo un po'. Chi sei? Un altro del Milan, a posto. Poli, italiano del Milan, 26 anni, alto 82, stile di gioco. CC, valutazione generale 77. E vabbè che sono milanista, però. Aspetta un attimo, sì, sono milanista. E come squadra di default su PES ho il Milan. Avete presente quella che vi appare quando accendete PES? Ecco, quella. Sarà una coincidenza? Io spero di sì. Va bene, ad ogni modo, aggiungiamo Poli a Membri My Club. E passiamo alla terza pescata di oggi. Intanto la percentuale sale, siamo al 37.7% di probabilità di pescare un pallone nero. Quindi contattiamo la gente, paga con GP e confermiamo. Usiamo. Oddio. Boh, clicco qua. Un pallone nero. Uno dammelo. No, niente. Terzo pallone ora della giornata ed è pure un portiere. Ovvio, Biati, cazzo. Un altro milanista. Ma cioè, ma stiamo scherzando o cosa, ragazzi? Cioè, arrivato a sto punto mi viene un attimo il dubbio, visto che ci stanno tanti giocatori del Milan e io di default ho il Milan come squadra. No, vabbè, ragazzi. Ok, confermiamo e aggiungiamo anche Abbiati a Membri My Club. Ora dovrei fare le ultime due pescate di oggi. Ma che mi devo aspettare che mi escano altri giocatori del Milan arrivato a sto punto? Vediamo un po', dai. Intanto contattiamo la gente, paghiamo con GP e confermiamo. Io clicco subito, dai, vediamo dove si fa. Dai. Oh, fa. Pallone nero. Ma chi sarai mai? È nero, Balotelli. No, non fa manco giochetto. Chi sei? Asamoah, ganese della Juventus, 27 anni, alto 1,78, stile di gioco onnipresente. CLS, valutazione generale 81. Non male Asamoah, ragazzi. Questo ricopre praticamente un bordello di ruoli. Tra vedo TD, CLS, centrocampista, trequartista e all'occorrenza anche ESA e SP. Vediamo meglio le caratteristiche migliori. Allora, potenza di 84, idem velocità, idem equilibrio, idem resistenza, tutto 84, cioè. E poi c'è esterno a giro, finalizzazione acrobatica e finta a doppio passo.
Va bene, aggiungiamo anche Asamoah Member by Club. E passiamo all'ultima pescata di oggi con il 38% di probabilità di pescare un pallone nero. Quindi, contattiamo la gente, paga con GP e confermiamo. Ma ragazzi, faccio come prima, clicco subito, così via. Vediamo un po' se mi dà un pallone nero. Ma vaffanculo. Tanto sarà un altro giocatore del Milan. Appunto, Kučka. Slovacco del Milan, 28 anni, alto 1,86, stile di gioco collante. Un altro centrocampista, valutazione generale 78. Ora voglio dire io una cosa. Su 5 pescate, ben 4 giocatori sono del Milan. Arrivato a questo punto, ragazzi, inizio a pensare seriamente che le pescate sono dettate dalla squadra di default e non sono random. Qua quadrano un coso, come si suol dire. Quindi, ragazzi, fatemi sapere voi sotto nei commenti cosa avete pescato e cosa ne pensate di questa situazione. Con questa riflessione concludo qui questo episodio, come sempre. Spero che il video vi sia piaciuto, quindi potete lasciare un pollice in su e commentare. Alla prossima, ciao!